Io ho molta fiducia nella giustizia italiana, anche perché erano due persone buone, oneste, gentili, e non si può dire male, tutti quelli che l'hanno conosciuta sanno che persone erano. Non meritavano tutto ciò. Non meritavano tutto quello che hanno avuto. Speriamo che la giustizia sia quella buona. Un procedimento a carico dell'unico imputato, Antonio Riano. Siamo fiduciosi della giustizia e cogliamo anche l'occasione per ringraziare sia la Polizia Scientifica che il Commissariato di Giugliano per le indagini e l'arresto immediato. A parlare sono i familiari di Luigi Simeone e Titti Assisi. Chiedono giustizia per i loro parenti uccisi barbaramente. Hanno indossato una maglia per ricordare le vittime di questo assurdo delitto. Nella seconda udienza, in corte d'appello sull'assassinio di marito e moglie di Melito, uccisi nell'aprile dello scorso anno, i cui corpi furono gettati nella cava di conta di Varcaturo, c'erano tutti, anche i tassisti amici di Gigi e i familiari dell'imputato del delitto che ad oggi resta essere solo il 28enne Antonio Riano di Pianura. Nella seconda udienza sono stati ascoltati gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano e in aula è stato mostrato un video in cui si vede l'auto delle vittime essere inseguita da quella del presunto assassino, una Mégane, vettura immortalata dai sistemi di videosorveglianza del comune. Poi, circa un'ora dopo, si rivede l'auto del 28enne che ripercorre le stesse strade ma in direzione opposta e da solo. In un fotogramma si vede quando sorpassa in modo azzardato un'altra auto. Per il PM il giovane andava di fretta dopo aver assassinato i due. Dall'incontro con le vittime e il ritorno all'abitazione delle stesse trascorre circa un'ora. Il giovane si rivede poco dopo le 22 in via Colonne in compagnia della fidanzata. Salgono nell'appartamento della coppia e riscendono dopo una decina di minuti. Questi sono gli elementi che per il pubblico ministero, insieme alle impronte digitali sul sangue delle vittime, hanno inchiodato il giovane fioraio di Pianura, accusandolo del duplice omicidio.